You ass! Come here, ass! Fuck! Canto secondo. Dio è apparso a Luca e Paolo, ha detto attraversate tutta l'Italia e cercatevi qualcosa di buono, se no io la distruggo. Oh, e poi? E poi? Ce li mettiamo dei culi in questo programma. Devo dire la verità, le mie voglie me le sono levate. Io le ho fatto del bene, a qualche donnina. Le ho fatto proprio del bene, 40 anni, 7 me ne sono fatte. Ho fatto, come dire, l'ho dato un po' a destra e a manca, insomma, l'ho capito? Con due ci ho anche fatto l'amore. non per vantarmi, però sono uno che ha sempre avuto un certo successo. Infatti non c'è nulla da vantare. No, non per vantarmi, ma insomma. Ho lasciato sempre il segno, Con un certo punto, una volta ci siamo baciati con la lingua. Ma non mi sembra una gran cosa. Non per vantarmi, ma non è che poi ci è stata tutta la lingua, però un pochettino, una puntina. Ha una punta di lingua. Una puntina, così si è sentita. Guardi che non è molto baciarsi con la lingua. Non per vantarmi, ma insomma le mie conquiste le ho fatte. Con due ho fatto malamore, quello tutto, cioè baci, vabbè, un po' con la lingua, con senza, e poi anche insomma, come dire, l'atto, vabbè, quello è fare l'amore. La prima volta, 10 secondi, netti, 10 secondi, fatta proprio, lei è contenta, Beh, lei era spossata, era tutta madida di sudore, di cose. Ma quale sudore? Sai, poi ci siamo abbracciati e abbiamo dormito. Era un maiale lei, Non per vantarmi, Push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo. Molto bello qua, madonne. Dai, ma Palma, su. Ma cavoli, ma siamo nel posto, uno dei posti più belli del mondo. Poi perché non accogli la poesia? Cioè, tu rimani qui e quando potresti, capito, rimani sull'unghia invece di prenderti tutta la mano. Questo è un balcone sullo Ionio, no? È una favola narrata alle stelle. Exciting and new, come aboard, we're expecting you, and love, life's sweetest reward, let it flow,
it floats back to you. Soon we'll be making another run. The love boat promises something for everyone. Ma per il caffè? È questo. Won't hurt anymore. It's an open smile on a friendly shore. It's love. Welcome aboard, it's love. No, adesso andiamo a cercare i vizi in Sicilia, perché dov'è gente viziosa questa? Gente. Dici la lussuria sarà meglio tipo in Emilia. Ma sì, sono gente retta. Do you know? Gente retta. Sì, sono persone per bene, c'è cioè della bella gente. Buongiorno. Buongiorno. Sono persone che cioè, non è il posto adatto, secondo me, per cercare i peccati. La lussuria leviamola. Sì, no, la lussuria sicuramente. La lussuria la. Sono dei bei posti però qua, in Sicilia, dico. Okay. Non c'è? No, no, sto bene. Un po' disagio, sì. Vuoi che cambiamo il tavolo? Ah, andiamo su. Okay. Comunque, secondo me questo è il posto sbagliato dove cercare dei peccatori. Ah, sì, sì. Cioè, questi qua hanno in mente solo. Cioè, capito, sono. Proprio retti. Bisogna cambiare posto, dai, eh? Dai, andiamo da un'altra parte. Traduzione. Vedi, Paolo, la vita è un albero. E tu mi chiedi quale? Qui? Può essere quello o quello laggiù, rigoglioso. Paolo? Non essere geloso se con gli altri ballo il twist. Non essere invidioso, con gli altri ballo rock. Con te. Vediamo un po'. Sai cosa mi piace a me della settimana enigmistica? Le roba della Susi. Come si chiama lì? Quesito della Susi. Quesito con la Susi. Il quesito con la Susi. E sai cosa mi piace moltissimo del quesito con la Susi? La Susi. Esisterà una Susi? Ciao Luca. Ciao Paolo. Allora, ho sentito che oggi state parlando di lussuria. Allora vi ho preparato questo quesito. Sì. Roberto e Alessandra stanno insieme da 3 anni.
Però si annoiano un po', quindi hanno deciso di invitare Poldo e Francesca. In quanti sono oggi? 4! Ah, bravo Luca! Però Poldo e Francesca hanno invitato anche i vicini di casa, quindi quanti sono adesso? 6! Ma che bravo! Sì. Oddio! Però c'è una cosa, adesso arrivano i vicini di casa però con due amiche polacche, Rebecca e Matiuscia. Quanti sono adesso? 8! 8! Ho detto 8. Lascialo pensare. No. 8! Giusto, ma che amore che sei! Oddio! Andiamo a Messina, Paolo, sei contento? No. Perché no? Vuoi andare a letto, io non a Messina. Tripping with my two favorite allies, fully loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Andiamo a vedere la donna messinese. Però le donne messinesi sono belle. Lo so. Tu la conosci delle messinesi? Sì. Dimmene una. Ne conosco un paio, ma soprattutto conosco delle poesie sulle donne messinesi. Sì? Porca miseria. Ma chi le ha fatte? Chi le ha fatte? Non mi dire che sono tue, perché alcune sono di mia composizione. Di tua composizione? Di mia composizione. Recitamene una. Non aver paura. Lo stavo scegliendo dal carnet, insomma, le più. Ah, perché ne hai più d'una, insomma. Porca miseria, la più carina, la più così gustabile. Quale? Ce l'hai sta cazzo di poesia? Vabbè, guardala, questa poesia ti puoi dire. Si chiama Donna di Messina. Ma pensavo. Donna di Messina 1. Ah, 1, perché. È una trilogia. Oh donna di Messina, tu sì che sei una donna. Di Messina. Tu sì che sei donna. Tu sì che sei veramente donna, o donna di Messina, tu sei di Messina. Ti svegli al mattino e betta sei. Vai dal giorno a passeggiare e betta sei. Vai da sera a dormire e betta sei. Non ce n'è come te, donna di Messina. Tu sei una donna di Messina che non è nata a Durazzo. Donna. Che ha una gran voglia di rocazzo. Cancro. Momento difficile. La lontananza da casa e dagli affetti comincia a farsi sentire, sia dal punto di vista morale che da quello fisico. Cercate di resistere e smettetela di guardare in quel modo il vostro compagno di viaggio. Leone. Momento difficile. C'è qualcosa che vi sfugge. Sarà che continuate a trovare dei fiori in albergo? Sarà che in macchina c'è un insopportabile profumo di mughetto? Sarà che da un po' di tempo chi vi sta vicino non vi convince più? Siate forti, non fatevi travolgere dalle passioni e soprattutto occhio a non farvi travolgere da quel pervertito che vi sta accanto. Quanto ti piace Rogazzo, Pronto? Mamma, sono io. Ciao. Scusa, Paolo, che quel pizzo non ti avevo riconosciuto. Mamma, come fai a sapere che ho il pizzo? Non sapere, Paolo. E dove sei? Dimmi un po', dove sei? Dimmi un po'. Ieri sera sono... Messina sei, i tuoi amici. Ma come fai a sapere che sono a Messina, mamma? Se li dai i bacetti alla tua ragazza. Gli li darò i bacetti. Guarda, non capisco, mamma, cosa hai detto? Lo so, lì purtroppo c'hai solo due tacche, non senti una minchia, però... Ma come fai a saperlo, ma? Lo so, comunque dacci tanti bacetti alle ragazze. Ci darò i bacetti. Ci piace la bocca un po' più bagnatuzza, vedo Paolo. Mamma, per favore, questi discorsi, su. Lasciatelo dire da Verone, dal tuo bambino. Mamma, su. Anzi, Paolo, sai che faccio? Vengo lì e
sono qua che consiglio. No, mamma, lascia stare. Vengo via dal mio bambino e che ma... la mamma e ti do qualche consiglio. Arrivo, Paolo. Ma, mamma. Vabbè. Gente ci vuole dei culi per fare dei programmi. Dai, mettici due culi, Paolo, su, per cortesia. Ti prego. Non ce l'hai due culi da metterci, non lo so. Ma cosa serve mettere i culi? Vabbè, dai, ci mettiamo subito un culo, dai. Dai, da tu, fermo, dai mettici buono, un culo. Sta buono, dai, sta buono. Dai, su, così, ma dai. Cosa fai? Dai, dai, su. Ma cosa fai? Ma la gente vuol vedere dei culi. Beh, esaurito, Cioè, esaurito. Cioè, non so, urla tutto il giorno. A cavillare, sempre a casa dell'uovo mi vai a cercare. Ma ha rotto veramente i coglioni. Ma ha rotto veramente, cioè, mi ha frantumato i coglioni. Cioè, io già me ne dovevo andare. Già sono rimasto, gli ho fatto un favore. Perché dove cazzo va? Non si può parlare. Non si può dire. Ogni cosa che dico, ogni cosa che faccio, ogni movimento, ogni cosa che mangio, non va bene quello che mangio, non gli va bene quando si va al ristorante, non gli va bene il ristorante, non gli va bene quello che dice uno, quello che dice l'altro. E che cazzo! No, ma sei tu che sei nervoso. No, io non sono nervoso. No, sei nervoso. No, io non sono nervoso, io mi faccio i cazzi miei e tu ti fai i cazzi tuoi. Però non posso neanche fare tutto io. Cioè, lui dovrà fare qualcosa. E lavorando insieme che potremo creare tutto questo per le nostre famiglie e per i nostri figli. E buon lavoro. Grazie. Aia, e credi, io stia più attento. E mi hanno dato nei denti, Dio santo. Forse esagero anche con lui, nel senso che... Non gli... A me mi spiace. Troncare così. Non... A volte non ho proprio la... La forza di dare un taglio di... No, adesso dobbiamo fare pacetta subito. L'ho fatto. Mi fa male anche qua. Da morire. Proprio mi fa male. Paolo! Paolo! Non è giusto finire così, capito? È un peccato, no? Ora vado e glielo dico. Luca! È quel gioco, se quel sole è la parola, come fare, cosa dire, devi solo farti capire. Vai, tu devi andare di là. Ma devi. Ma sempre.
di Romeo e Giulietta. I Capuleti. Questa qui. E Manduzzo. Ma questo. No, non è qua. È un po' più a nord, non è qua. Tutto lui sa. Mi è sembrato che ci fosse qualcuno che ci segue. Paolo, non ho più voglia di fare sto viaggio qui. Tanto sono un po' stufo di questo vestire qui. Ma sì, non succede mai niente. Posti di merda. Posti grigi sempre, che palle, non c'ho più voglia, non c'ho più voglia. Come state, delinquenti? Chi è? Chi è? Ma che domande da gonfi? Sono sempre io, no? Ah, salve. Buongiorno. A me non mi chiedete come sto. E come, come sta? Resistiamo. Voi piuttosto come sta andando? Neanche un furioso. Ma guardi, devo dire la verità, poi la gente, i peccati per quelli sì, iscritti non li sa neanche. No, proprio non. È simpatica. Sì, sì, anzi, devo dire che. Posso fare una domanda? Vi ascolto, parlate pure. Dov'è che dobbiamo guardare? Perché non sappiamo bene con chi. Cioè l'altra volta c'era l'albero, invece stavolta. Sto guardando quanto volete, tanto io sono dovunque. Vabbè, io guardo là allora. Tu? Guardo, dove guardi te? Guarda, andiamo lì. Scusate, sono un attimo, una telefonata importante. Fazio? No, Fenzio. Arrivederci. Vabbè. Ciao. Si faccia sentire, eh? Cosa fai? I porno tedeschi. Thank you.